Mi chiamo Francesco Miorin, sono responsabile commerciale dell'azienda Atec Tutondo italiana di Noventa di Piave, provincia di Venezia. Siamo qui all'ISE 2014, anche quest'anno, perché abbiamo trovato una fiera interessante, una fiera che sta sempre più migliorando la sua attività e la sua incisività. Abbiamo qui il nuovo sistema di allarme di evacuazione di nostra produzione, che praticamente consta in tutta una serie di apparecchiature. Quali sono queste? Sono composte da una centrale, da una serie di amplificatori, da una serie di alimentatori, e si va a comporre in base a quelle che sono le esigenze del nostro committente. Un prodotto che riteniamo molto interessante, che va abbinato a questo, è il nostro Mat Cube. È praticamente un compatto, un all-in-one, dove abbiamo all'interno la carica batterie, le batterie di emergenza per poter dare continuità dal punto di vista del messaggistica di evacuazione, poi amplificazione, alimentazione interna, microfono di servizio, e effettivamente un prodotto molto richiesto e che sta avendo un grosso successo. Un altro diffusore che ottiene sempre un gran successo dal punto di vista dei nostri interlocutori esteri è questo, si chiama Holly, che è un diffusore che permette, grazie alle sue dimensioni contenute, come dicono gli architetti, minimali, di trovare un bel riscontro in tantissimi tipi di soluzione. Storico il nostro subwoofer con la lampada OHL, e un'altra novità che sta ottenendo un grande riscontro è questo, è il nostro subwoofer da incasso. Il subwoofer da incasso permette di risolvere tutte quelle situazioni dove si ha la difficoltà di trovare e di collocare quello che è il classico subwoofer, che è il classico box in legno. Queste e tante altre novità sono quelle che presentiamo qui a ISE 2014. Siamo certi di quelli che sono i nostri risultati nei prossimi tempi, e con questo vi ringraziamo per la vostra attenzione. Siamo a vostra disposizione per qualsiasi tipo di informazione e di contatto. Potete avere ulteriori informazioni nel nostro sito www.tutondo.com. Grazie ancora e a presto.